eccoci. Siamo nella lobby del Romeo Hotel di Napoli, questo bellissimo palazzo che era una volta sede della società di Achille Lauro, che in questi locali aveva il suo quartier generale, la sua principale sede. Oggi è diventato, per proprietà dell'avvocato Romeo, un magnifico albergo, un 5 stelle lusso, che ha delle caratteristiche meravigliose. Una di queste è di avere una collezione di opere d'arte molto bella. Queste sono due opere ovviamente giapponesi, due armature del periodo Edo, e come queste ci sono diverse altre opere, e ne parliamo con una amica che abbiamo conosciuto oggi. Ne parliamo con Antonella Graziano, che insomma ci ha raccontato e ci ha spiegato questa meraviglia. Antonella, intanto piacere di nuovo, eccoci. Siamo nella, ripeto, nella lobby, in uno dei salotti della lobby, in una delle aree, delle zone. Area lounge. Esatto, con alle spalle niente meno che uno Schifano, un altro è lì, rappresentante il Vesuvio. Ecco, mi dicevi prima che c'è questa idea delle arti del Romeo Hotel. All'interno dell'hotel abbiamo una collezione privata di opere d'arte che spazia dal periodo dell'antiquariato fino ad arrivare poi all'arte contemporanea. Avete visto infatti all'ingresso di uno dei nostri ristoranti, Romeo Bar, una coppia di samurai del periodo Edo giapponese, e poi invece qui abbiamo delle opere di arte contemporanea come i quadri di Schifano, piuttosto che delle collezioni private anche di poltrone e di sedie. Sì, queste poltrone su cui siamo seduti sono bellissime, secondo me. Sono state comprate a un'asta, quindi quando il gusto è gusto vero, anche nelle piccole cose, esatto, non magari nei momenti più tradizionali, ma basta avere il gusto giusto e guardate che meraviglia questa. Il fiuto, esatto, anche dell'arte. E poi ci sono, di un artista, mi dicevi invece napoletano, delle tre opere. Nella lobby sì, abbiamo una trilogia invece di un altro artista molto importante, molto famoso napoletano, che è Francesco Clemente, che ha creato queste tre opere site specific per l'hotel, situate in tre aree sempre all'interno della lobby. Francesco Clemente, come degli altri artisti, quali Lello Esposito e Sergio Fermariello, hanno proprio dato vita a delle opere che noi abbiamo custodito gelosamente all'interno dei nostri spazi, che vanno dalla lobby fino ad arrivare al nostro ristorante stellato all'ultimo piano e anche nei vari altri spazi dell'hotel. Ecco, perché il Romeo Hotel ha un ristorante stellato, quindi grande cucina contemporanea, mediterranea, ma allo stesso tempo tradizionale. Poi ha due altri diversi ristoranti, uno adesso vi faccio vedere una cosa, andiamo a vederla con Antonella, e poi ha una piscina bellissima perché ha due diversi tipi di idromassaggi, cioè veramente un luogo, no, per rilassarsi. Dicevi che ultimamente è stato invaso dalle celebrities ospiti per un grande evento di Dolce Gabbana a Napoli, quindi insomma è un albergo che ovviamente merita di essere frequentato, perché anche solo una pausa, magari perché si viene per lavoro, te la godi alla grande, come si dice. Ecco, apertura dell'albergo tutto l'anno? L'albergo è aperto tutto l'anno, sì, perché è un albergo comunque di città, nonostante abbia all'interno tutta una serie di servizi che lo facciano sembrare un resort, in realtà è un city hotel posto proprio al centro delle città più belle di Napoli. Infatti si trova proprio di fronte al porto, di fronte al Molo Peverello, di fronte al terminal, alla stazione degli Aliscafi, che partono poi tutti i giorni per le isole di Capri, Ischia, per le costiere. Quindi si può anche passare qui una piacevolissima notte, una cena meravigliosa, e poi farsi una gita a Capri e tornare per rilassarsi magari, o per cenare al ristorante giapponese. Venite a vedere com'è bello il tavolo. Vieni, vieni. Guardate. Guardate che bello. Questo è il nostro Kaiten, un tavolo di marmo arabescato con all'interno una fontana che crea poi attraverso le luci tutti dei giochi particolari anche sul soffitto del ristorante. Il nostro ristorante per metà ispirato alla cucina giapponese e per metà invece ispirato alla cucina napoletana, quindi cerchiamo di accontentare i gusti di tutti i clienti. Perché tutta questa tendenza verso il Giappone e verso l'Oriente? Semplicemente perché l'architetto che ha curato poi tutta la parte di ristrutturazione del palazzo era lo studio di Kenzo Tang e poi del figlio Paul, appunto, di Tokyo. Quindi c'è un gusto, oggi si chiamano artistar, ma alla fine sono persone che hanno un grande gusto e che riescono poi a creare spazi dove la passione per l'arte, ad esempio, viene perfettamente coniugata.
Io trovo meraviglioso questo tavolo, molto internazionale, anche molto newyorkese, comunque molto, ripeto, capace di attirare sia l'attenzione dello sguardo che poi ovviamente, e questo sapremo dirvelo, anche quella del palato. Antonella, grazie di questa cosa. C'è un'altra cosina che vogliamo vedere insieme, dai, facciamo una gita, intanto vediamo la hall. Perché non voglio far perdere i nostri lettori. Vieni, anzi vai avanti, ti raggiungiamo noi. Vedete come ogni spazio di ambiente è molto piacevole. Lo staff del Romeo Hotel, buonasera a tutti. Questo mi faceva piacere che Antonella ce lo spiegasse per concludere questa bella gita fatta insieme, questa visita. Questo è il nostro salotto dei giochi, un'area che abbiamo completamente dedicato ai clienti, aperto 24 ore su 24, dove appunto i nostri ospiti possono trascorrere delle ore leggendo un libro oppure giocando con delle varie attrazioni che abbiamo inserito all'interno dell'area. Abbiamo questo bellissimo tavolo da biliardo, affiancato poi da una slot machine americana degli anni 50. Una scacchiera di design e questo pezzo forte, calcio balilla. Vieni a vedere, c'è un calcio balilla in cristallo. Guardate che meraviglia. Io direi, Antonella, la chiudiamo così, ognuno ha le sue manopole. Ah sì, ecco, questa è una delle opere. Questa è l'opera di Francesco Clemente di cui vi parlavo prima. Questa è una delle tre opere di Francesco Clemente. Metamorfosi in tre atti è il nome dell'opera. Un'opera particolare che può essere osservata da diversi punti di vista grazie a questa nuova tecnica artistica di sovrapposizione delle immagini. Veramente bellissimo. Però dicevo, chiudiamo alle manopole del calcio balilla. Io non posso che dirvi di fare come noi e venire a passare un paio di giorni al Romeo Hotel di Napoli. Grazie Antonella. Grazie a voi. Di averci accompagnato in questa storia, anche perché l'hotel ha quanti anni? È stato inaugurato nel 2008, quindi ha 8 anni. In 8 anni veramente una capacità di rapire un po' il visitatore con l'arte, con la cultura e con ovviamente lo star bene e la grande arte dell'ospitalità. Grazie, adesso noi giochiamo.